Allora, una serie di prossimi appuntamenti, più quelli che già ci sono stati con l'inizio dell'estate, e iniziamo però insomma con Mister e Miss, per un lago e la città della cultura, Mister e Miss, non fa un po' cazzotti? Ma io penso che d'acchitto potrebbe sembrare proprio così, che non ci affitta nulla, però noi dobbiamo parlare di bellezza e la bellezza non è soltanto, voglio dire, un uomo, una donna in bikini. La bellezza è tutto, è la bellezza di una città, è la bellezza di un monumento, è la bellezza dei comportamenti, dell'accoglienza. È quello che c'hai Per dentro. lei è una vittoria aver accaparrato Mister e Miss Ma all'Aquila. secondo me non è solo Miss e Mister averla portata all'Aquila come fatto positivo, e io lo ritengo positivo, è tutto quello che ci stiamo costruendo Lo sa intorno. la pezzopane questo che c'è Mister e Miss? Lo sanno quelli dell'Aquila Capitale della Cultura che dovranno presentare il documento in settimana? Guarda, non so se lo sanno, però non fanno a cazzotti, non confligge, anzi dirò. Il tema è questo, le bellezze d'Italia per valorizzare le bellezze dell'Aquila. Le bellezze dell'Aquila sono cultura, natura, ambiente, tutto quello che teniamo. Quindi con questa operazione noi aiutiamo questa sfida, ricreiamo attenzione sulla città. Costata questa operazione, voglio dire, a Ma, livello di promozione e l'organizzazione è una cosa con voi, insomma, quanto spende il comune per questo? ad oggi nulla, ma spiccioli, perché noi coinvolgeremo, io sto coinvolgendo gli sponsor privati per fare questo. Non è, anche perché il comune non si può permettere assolutamente un'iniziativa di questo tipo che costa 200.000 euro. Noi daremo una mano, collaboreremo con briciole, ci darà una mano qualche sponsor, perché la cosa si possa fare. Io penso che sarà un buon evento che aiuterà la città. Dicevo, non è solo la finale con personaggi del cinema, dello spettacolo, della musica, è anche il resto che abbiamo costruito intorno. Per esempio, la presenza di un tour con le Ferrari sarà di richiamo. Un concorso fotografico con fotografi noti a livello nazionale che staranno qui all'Aquila e che parleranno, descriveranno i nostri monumenti, lo stato della ricostruzione, servizio fotografico che poi andrà su tutti i mass media e la stampa specializzata, penso che sia utile, che serva. Ma lei è Quindi io sicuro credo. che tutto ciò andrà nella stampa specializzata? Perché voi avete fatto il premio del Forum Città Celestiniane, poi c'è stato un workshop in Polonia, poi siete stati in una vetrina del Mediterraneo a Reggio Calabria. Mi sono informata, però non ne ha parlato nessuno. Sono andata chiaramente a informarmi perché ho questo vizio, ho visto insomma che non, proprio tabula rasa. Il ritorno dove sta, Allora io Assessore? dico, 2 giorni a Varsavia hanno creato un collegamento l'Aquila con i tour operator polacchi molto molto importante. Quanti Certo, polacchi sono arrivati? intanto alcuni polacchi che qualcuno ha visto sono venuti, però bisogna capire e sapere che quello che si mette in campo oggi produce il risultato domani, dopodomani. La promozione turistica non è a chiamata 24 ore, perché chi deve progettare e programmare, come è noto, lo fa per tempo. Quindi bisogna seminare per raccogliere. Questa deve essere la logica. E fare tutte queste iniziative in questo periodo e a basso costo significa lavorare per promuovere la città nei prossimi mesi, pensando all'anno prossimo. Come mai ancora non sono stati forniti i dati del Welcome Point? Peraltro non si capisce se è chiuso o aperto, perché delle volte è chiuso, delle volte è aperto. Insomma, se ha fatto il lavoro che doveva fare, se insomma. Ma il Welcome Point che abbiamo riattivato il mese di luglio, agosto, penso, a giudizio dei tanti che lo hanno visitato e ne hanno apprezzato i servizi, è stato estremamente positivo, ha svolto un ruolo positivo. Lo sta gestendo un privato, non il Comune. Il Comune ha soltanto battuto il pugno sul tavolo perché quello spazio fosse riattivato, che non è del Comune. Il Comune ha svolto un ruolo di stimolo, credo che i risultati sono positivi, e a giorni questa società
che ha gestito e sta gestendo il punto informativo ci darà anche i dati delle presenze, la qualità delle presenze e via discorrendo. Perché non avete spalmato queste manifestazioni del fine settimana tra raduni Ferrari, Alfa Romeo, le Miss, i dronisti eccetera, visto che c'è una bella e grande manifestazione di rugby, quindi per non mettere tutto insieme e cercare di scaglionare anche in maniera temporale? Purtroppo alcune iniziative... Vi parlate tra sì, voi, no? Giusto per capire. Ma il punto è questo, che alcune iniziative, soprattutto quelle di evento nazionale, di valore nazionale, non è che le decide il Comune dell'Aquila, che la finale fosse il 14 e tutti gli anni il 14 di settembre, c'è poco da fare, che il 14 e il 15, la domenica, ci fosse questa presenza, che poi un dono, un atto di solidarietà del club Alfa Romeo per l'Aquila è noto ormai da mesi. Se poi anche la manifestazione dell'Aquila Rugby ha scelto si fa in questa data, purtroppo questo è il dato, però io vedo l'aspetto positivo in tutto, anche in questo animare la città con tante presenze sabato e domenica 14 e 15 è un fatto estremamente importante. Sta a noi disciplinare un po' gli eventi, evitare che possano creare qualche disfunzione. Ultima domanda, appunto la vetrina dei tronisti, delle miss, di insomma questa della presentata da Giosquillo e altri personaggi famosi, si farà nell'auditorium della Guardia di Finanza, giusto 20 giorni fa dichiarato inagibile per quanto riguarda da manifestazioni eccetera, non ci poteva andare la Mannoia. Adesso cosa è successo? Perché è agibile? È agibile solo e soltanto perché il sindaco ha attivato la procedura facendo convocare la commissione spettacolo e ha firmato un'autorizzazione perché sia agibile. Tutto. Un'autorizzazione straordinaria, perché non poteva esserci, che ne so, anche prima durante la perdonanza? Evidentemente noi dovevamo fare questa iniziativa e il sindaco si è attivato perché lo spazio fosse... Iniziativa per forza, perché ha detto noi dovevamo fare, quindi... No, l'abbiamo voluta noi, fortemente voluta, ecco, possiamo dire, ci prendiamo la nostra... Fortemente l'amministrazione completa, voluto perché è un evento nazionale e attraverso gli eventi si ricrea interesse e attenzione sulla città, questo è quello che pensiamo, ma ripeto, abbiamo arricchito l'iniziativa anche con altre attività, credo, utili alla promozione della città.